Tu quanti anni hai? 85. Quanti? 85. Come mai sei qua davanti a per la manifestazione? Io sono venuta apposta perché credo molto in queste cose, com'era Macao, com'è Macao, e vorrei che potessero proseguire, perché è giusto che in una città così anche ricca, come si può vedere dalla galleria alle spalle, ci sia anche uno spazio culturale, artistico, al di là delle provocazioni politiche. Trovo che sia giusto che una città civile dia una sede a queste cose per i giovani, o non più tanto giovani come sono io, che non frequento tanto, ma Macao è stata una bella esperienza. Grazie. No, prima era dritto, adesso li ha stortati tutti. Ma l'hanno stortati, l'hanno organizzati apposta. Cambiò quando su tutti i muri di tutte le città comparve il messaggio: se toccano una, toccano tutte. Una rete sovversiva di donne, una rete transfemminista e intersezionale ridiede vita alla resistenza, e quello fu l'inizio di quella che ora chiamiamo la grande rivoluzione. Nel futuro che vorrei io c'è Macao a Milano, non c'è il CPR, l'ex CIE, riaperto da Minniti e ora anche da Salvini qui a Milano in via Corelli. Nel futuro che vorrei ci sono spazi di creatività e di cultura che sono incoraggiati e sostenuti, e non vengono costruite carceri, non vengono militarizzate le strade, non vengono promessi carri armati in via Padova con questo mantra della sicurezza, che siamo sempre più insicuri, mentre poi guardiamo le statistiche e noi non siamo mai stati così al sicuro, eppure continuano a parlarci di sicurezza. Io penso che ci sia più sicurezza se ci sono più diritti, se ci sia meno povertà, e forse sarebbero questi i piani su cui reinventare il nostro futuro, e non promettere più polizia, la polizia nelle scuole perché c'è l'allarme dei ragazzini che si fumano gli spinelli, la polizia ovunque, i militari nelle strade. Ma cosa ci servono a Milano i militari nelle strade? Io vorrei meno militari e più posti come Macao. Grazie. Capacità immaginativa, frattura della noia che è figlia della patria. Affronta la nostra città e la metropoli pacificata, e la sua voce si impegni nuovamente in decenni. Thank you.
avesse una casa in cui crescere. Dare una casa alle persone è il gesto più importante che un sindaco possa fare per i propri cittadini. E Macao dal maggio del 2012, ma ancora di più dal 16 giugno di quell'anno, quando è stato occupato lo spazio del macello, è stata la casa di un sacco di persone che anche grazie a Macao hanno iniziato a sentire Milano come una città in cui valesse la pena vivere e crescere. Macao mi ha permesso di conoscere una dimensione di socialità e scambio che, pur essendo io cresciuta nei centri sociali, non avevo mai visto in questo modo, che non avevo mai vissuto così intensamente. Mi ha permesso di conoscere persone, di conoscere artisti con cui sarebbe stato impossibile venire. Uscire dalla nostra atmosfera. Costruire futuri significa abbandonare la profonda antropocentrica di un'alleanza tra il mondo vegetale. Pace di costruire futuro. Girati qua. Il motivo per cui l'abbiamo scritto è che futuro è una parola che abbiamo una politica tradizionale. Primo piano. Sì, io sono fatto. Eh sì, vedi, tocca anche a te. Primo piano, mi tocca bene. Un secondo di numero. Va bene. Veloci, dai, su. Primo piano, un secondo di primo piano. Su di lei, su di me. Primo piano doppio. Di là, primo piano. Primo piano. Primo piano, grazie. Siete molto. Primo piano. Ma era più bello quando vi abbracciavate. Primo piano, ora sì, cazzo. Piano di un secondo proprio, cioè grazie, siete bellissimi insieme, siete una meraviglia, grazie a voi. Questi sono dei signor primipiani. Macao è almeno faccio parte del progetto della scuola pensiero. Durazione non definitive e aperta alla trasformazione. Significa controllare l'alterità senza dominarla. Lasciare sviluppare la vita, ma controllare. Grazie. E allora si crea un sistema a favore, ci vede ancora più. Primo piano. Primo piano, signora. Signorina. Signorina. Primo piano, grazie. Piano, dai. Primo piano. Yeah. Primo piano, così un secondo. Io. Primo. Ma sei scappato? Fammi fare un primo piano. Così te lo faccio fare. Faglielo, okay. Con. Mettiti il cappellino come va bene, fatta. Stabilire un confine. Primo piano. Che era per la transizione sociale e culturale. Primo piano. Come ogni limite implica la possibilità di essere attraversato. Così si confondono. Apertura come tensione. Click, mega click. Costruire futuro. Che non sono nella condizione giusta. Da diventa ricchezza nel momento in cui c'è futuro. È una sorta di assoluzione. 15 cash. La condizione dell'animale seduto è presente a se stesso. Piano. Senza l'angoscia di dover governare. Primo piano.
Primo piano di un secondo di numero proprio. Primo piano di un secondo, proprio giusto così. Primo piano, un secondo. Un secondo di primo piano. Poi per niente, un secondo per questa sera. Un secondo. Ma non è un video di un secondo, Cioè non è una foto. Il cane si chiama Charlie. Charlie. Però è una femmina. Wow. Una cagata. Ciao bella Charlie. Grazie, grazie. Anche tu. Grazie. Così di un secondo. Sei fiera di me anche o no? Anche tu, che non sei senza cappello. Primi piani, ma poi schiarisco. Ciao, ciao. Grazie. Di un secondo? Un secondo. Grazie. Il controllo vero a me del mercato musicale. Guarda che è un video di un secondo, No. Un secondo proprio. Grazie. Primo piano, attenzione. Attenzione. Cioè Giulia non molla mai proprio neanche. Vediamo la piazza. Cazzo professional. Vedremo quanto il come ci si posiziona nei confronti di quel mercato lì, che è quello del copyright, che è quello dei contratti di merda, che è quello delle major, che è quello della musica studiata a tavolino, ovvero autore di testo, autore di canzone, più vincitore del talent. Cioè è come ci si pone rispetto a quel sistema lì. Poi che tu faccia grindcore o che tu faccia neomelodico napoletano, nel momento in cui ti poni in maniera critica e dipendente rispetto a un sistema industriale.